Divertimento ad alta quota d'ora in poi per gli appassionati dello sport all'aria aperta. È stato inaugurato, nel pomeriggio di sabato 2 luglio, il nuovo Parco Avventura in località Pianezze di Valdobbiadene. L'impianto, il primo nella zona, prevede tre percorsi pensati sia per i piccoli che per i più esperti in tre differenti altezze, con una vasta scelta di attività alternative come passeggiate naturalistiche guidate ed escursioni in mountain bike, comodamente noleggiabili in loco grazie alla collaborazione instaurata con l'azienda trevigiana Garmont. Il progetto della struttura, situata nella pineta di Miravalle, è stato fortemente voluto da Adorno Rebuli, già gestore del locale Stella Alpina, che grazie all'appoggio del comune ha potuto realizzare quella che probabilmente diventerà una delle maggiori aree di interesse turistico della zona. Speriamo sia realmente così, le premesse ci sono perché la cosa possa funzionare e sia solo da inizio per un proficuo sviluppo di Pianezze e di tutte le attività che si possono fare a Pianezze. Quindi il nostro progetto Pianezze Aventura non è solo Parco Aventura, ma va inserito in un contesto molto più ampio e con la possibilità di sviluppo infinita. Questo per far sì che Valdobbiadene rinasca sotto l'aspetto turistico, sfruttando Pianezze e tutte le opportunità che Pianezze dà. Ci sono già delle prenotazioni, quindi c'è tanto entusiasmo per questo parco. Sì, abbiamo già diverse prenotazioni di ragazzi, dei centri estivi, di gruppi cattolici, anche di privati, quindi le premesse ci sono tutte per far bene. Speriamo il tempo ci assista e che vedremo come andrà. Era uno dei principali obiettivi di questa amministrazione rilanciare Pianezze, ma soprattutto ampliare l'offerta turistica di Valdobbiadene, dal fiume Piave al Monte Cesen attraverso le colline evitate della nostra diocesi. Noi volevamo fortemente creare qualcosa di nuovo qui a Pianezze, volevamo proprio realizzare un parco avventura. Abbiamo messo a disposizione una pineta comunale qui vicina alla piazza di Pianezze, ma certamente se non ci fosse stata la forte volontà dei privati, in questo caso di Adorno, nel dar seguito con il proprio impegno e le proprie risorse economiche a quello che era un nostro desiderio, sarebbe rimasto tale, non si sarebbe concretizzato. Quindi il merito va certamente a chi ha creduto in questi anni a Pianezze, a chi si mette in gioco e rischia del proprio per promuovere il turismo e per far sì che chi visita Pianezze possa avere un'offerta sempre più ampia. Andiamo dai percorsi da poter fare in bicicletta, a piedi, a cavallo, le malghe, i pascoli, il Tempio Internazionale del Donatore, sono molte le opportunità. Adesso abbiamo anche questo Parco Avventura per i bambini ma anche per i grandi, quindi buon lavoro ad Adorno e a tutti i ragazzi che gestiranno questo Parco Avventura, e l'augurio è che veramente Pianezze possa essere vissuta nella sua completezza, perché ha una vastità di valenze ambientali e naturali che veramente meritano di essere viste da quante più persone possibili.